Clochard. e benvenuti in questa nuova trasmissione, trasmissione. 60 fps 60 fps fluidi ammazza che fai vedere la fluidità che, ammazza che fluidità sì. e funziona sì. si bella può bella. fare <ride> a 720p però 60 fps quindi bella non bella. ce ne frega un cazzo <ride> <ride> Dico, ok, oh. <ride> troppo qualità in chat. Una volta non rompono il cazzo. Una volta non rompete il cazzo. Comunque devo dire una cosa: è: eh. complimenti al tecnico. Do du dubli. -du du -du <ride> grazie. Poi è diventato dubli, -du <ride> du -du grazie mille a chi si abbona. Grazie mille. Pure uno ha scritto pure Pandora. e eh, eh. Uno ha scritto non ha scritto il gobi, uno ha scritto che eh, il suo alter ego, il tuo alter ego femminile è il suo sogno erotico, ma tu hai usato FaceApp per fare una foto dove sei una no, donna. No, l'ho fatto da vecchio. Ah no aspetta l'ho fatto diverso tempo fa Face Up per un'altra app mi pare. Snapchat Ma chissà perché è tornata di moda Face Up? tutti fanno i fotogrammi pure l'ho fatto Eh ma perché è tornata di moda? Non ne ho la più pallida idea Ieri ho visto tutta la home di Instagram e da brava pecora Sì ma pure io In realtà lo faccio pure io. tanto che sto stronzo Ma più di è. non pensavo che quell'app le facesse così bene Eh infatti ho notato che sono tutti un po' simili Se per caso è chiaro, cioè, però, lo fa bene. Però. Sì, cioè, forse tende anche a renderti più figo da vecchio, secondo me. Però ho detto, mazza, lei fa fighe. Facciamolo. Io non ci credo. Se dice, ho ancora non ci credo. Siamo a streamare 60 eh, FPS. Con la qualità buona, è incredibile. Uno ha detto 7,20p. Ma che cazzo ti lamenti? Ma ti lamenti pure. È HD, non è 1080p. Vabbè, dai, è sti cazzi. Bordi... Ma quella senza documenti, sì. Eh, ho rifatto la destra dell'Atac. Ah, io, 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 io ho letto, Mara, sei ancora senza identità, pensavo fosse un insulto. <ride> e ho ah, collegato. <ride> eh, scoprirà la sua vera identità. Eh. Era quel cartone? Eh, Action Man, mi sa. Lotta per la libertà. libertà. Sta laggando, ho parlato troppo verità. presto. No. E si batte sempre con realtà, Mister Maram. Mister Ma ogni giorno combatti con noi. Con dubbi, veramente cattivo. Io devo capire perché cazzo... Ah, eh, ma non lagga più. Ah, perché si stava muovendo il coso di pubblicità qua. È incredibile. Se si muove qualcosa... Allora mettiamo... Possiamo andare a action a quei video? Proviamo subito. Prova tecnica. Allora, innanzitutto. USA Ragazza si fa cospargere Si cosparge il volto Con il sangue mestrale Per sfadare un tabù Ma che tabù? Che me lo magna a merda Per sfadare i tabù mortacci tua Ok? Partiamo piano La tocca <ride> piano <subito. ride> io, Allora io premetto Che ancora non ho letto Né visto un cazzo Vediamo eh. Se vediamo un video lagga. A parte questo video Appunto è introduttivo a tutta, a tutta questa storia No No e comunque, non più dell'altro computer. Demetra Nix è una influencer americana. Abbastanza seguita su Instagram. Abbastanza, non abbastanza. molto seguita, abbastanza seguita. La Nix ha studiato una terapia d'urto per sfatare il tabù del ciclo mestruale. Ma che vordì! La ragazza ha pubblicato una foto esortando le donne a non vergognarsi. Ma chi è che se vergogna del maestro? Ma poi pure pure, pure pure. a parte che, allora, magari una po' di che fa schifo, ma se te lo cospargi in faccia, c'è cioè questo, questo qua, è un fluido corporeo che a tutto serve tranne per cospargertelo in faccia. A non poi, è che hai fatto. Di vedere, dai, finiamo di vedere leggerti. Demetra Nix si è mostrata con il, vol il volto cosparso del suo sangue mestruale, ne hai saltato i benefici. Può trasformarsi Ma... in una maschera fantastica. Vabbè, sì, che... dove sono le fonti? Te, parentesi qua, da un numeretto al cibo. Vabbè, io mi eh? auguro che sia ironica. Perché è una, una grandissima puttana, ovviamente. Ancora? Cioè Ma chi l'ha fatto? Questo che non c'ha nemmeno 10.000 follower. Cioè, ho più follower io. Top influencer. Lei ha deciso di mettersi il sangue mestruale addirittura in faccia. Ma già l'hai detto! Ma addirittura dopo sta storia ancora non ha superato i 10K. Comunque è una cosa. cioè. Ha girato sta storia. Nemetra ha voluto palesare l'amore incondizionato verso il suo corpo. Allora, magna da merda! Magna da merda! I mortacci tua! Citazione a Pasolini. Eh? Chi è, <ride> chi, è, chi, è, chi è Pasolini, scusa. No, scusa. Chi è Pasolini? <ride> Sai chi è? Sai chi è? Sì, era un regista siciliano. Ma è tutto che ha fatto, ma I Gli assorbenti si comprano ancora chiedendoli sottovoce. Ma non è vero, a parte li vendono pure a risparmio casa. Tra un po', cioè, no, tra un po', li forse, vendono pure forse a risparmio casa. In America, casa. Ma boh, in America la patria del non me ne frega mi un, un cazzo, li chiedono stronzata. sottovoce. Forse in qualche comunità Forche, Amish, forse in qualche. Forse stato. Livio Marcone, Livio Marcone li chiede sottovoce. <ride> okay. La ragazza Livio Marcone li chiede sottovoce. <ride> <Okay>. <ride> Sai perché? Perché, dato che ora siamo, dato che ora siamo fluidi. Mi piace fare. Livio Marcone Però sta Livio? cosa ti viene bene a Flame cioè sì, Flame, favola, ha, la cosa, flame la, ha le mani la, che c ha c ha le, sono proprio super fluide C'ha le pinze tipo. Giorno fa, Sì, tipo eh, il <ride> pinguino di Batman eh, Lo fa sì. benissimo L'altro giorno avevo fatto una gag eh, Tipo, Ho cioè, il tasto della Flame, sono spento L'ho no? acceso rana, rana, <ride> È bellissimo come si muove Flame Un gesto provocatorio per sfatare il tabù del ciclo mestruale Ma ancora. che tabù di che? A parte che questa cosa fa schifo L'ha ripetuta sei volte Cioè ripete sei volte le stesse frasi sì, Ma al di, là di quello, meno. no? Poi questa musichetta cancretta. Ma qual è il tabù del ciclo, scusa? Non lo so. Se in qualche che stato... Qualcun... Che qualcuno dice che è schifo. Se in qualche stato, non lo so... Non lo qualche so, stato africano dove praticano ancora l'infibulazione. Probabilmente lì è un tabù. Ma questa qua... Per fare l'influencer su Instagram sicuramente Non sta in uno stato africano Dove si pratica dico, ancora ma l'infibolazione dice Mara diceva che si può usare la bestemmia Per combattere una cosa Ma infatti io non ho ancora contestato la battaglia Di questa ragazza a tesoro non ho ancora... Ma la battaglia e la bestemmia è un problema reale Innanzitutto ma, uh, In Italia sicuramente ma al di là di quello uh, Io ancora non ho detto nulla nel merito di quello che ha fatto lei Mi sto domandando è un tabù Il mestro Ho fatto questa domanda ma in Italia la bestemmia è un tabù e come? Sì, appunto. Sto dicendo che ha senso, insomma. Il mestruo, cioè, io mi sto, mi sto, cioè, che devo pure dire che è bello, cioè, nel senso, esiste, mica per me è un tabù. Io, per esempio, lo ma... scopo tranquillamente ah, con il Anche io, un ma me, chi ne qual... un cazzo? Penso siano pochi maschi che non, che non lo fanno. E se sono, sono dei frontman. No, e... ma magari le ragazze non si sentono a loro ma agio sì, e ci sta. ma ci sta, ma nel senso, eh, qual è il tabù? Il tabù è dire che fa schifo. Fa schifo! Cioè, non è che non fa schifo, ma non è un tabù. Vabbè, pure, crei... la, pure la merda eh, in esatto, bocca fa, fa è, schifo. È come dire, cagare, eh. la merda non puzza. No, non è un tabù, ma nemmeno è una cosa bella. Cioè, nel senso ci può stare una, una, una via di mezzo. Non è che, non è che me la devo spargere allora, in faccia. Non è un tabù, però. Non è una cosa che si va a riferire su, mm, nel, senso, nel merito della bellezza di una cosa, ok? Il tabù vuol dire un qualcosa che non. Che non si può dire, che non si può. parlare. come appunto l'esempio che facevo io, la bestemmia in Italia. Certo. Addirittura di Multano, ok. Quello è un tabù. Poi uno può essere d'accordo o meno eh, con quello che dico io, però quello è un tabù in Italia, è palese. Il ciclo, il mestruo, che tabù è? Cioè, chi è che non ne parla? Fanno le pubblicità ogni tre secondi, ma come giusto che sia? È una cosa ma normale, certo. sarebbe come dire un tabù la merda, quindi la carta igienica, Spark... lo facciamo domani? Eh? Ci mettiamo tutti cosparsi di carte geniche? Ah, pensavo di merda, zizzi, adesso ti sei impazzito, essere fuori da tipo testa Tipo Alien e Storiedese, Perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia Aiuto, arriva Spalman che tutti spalmerà Di merda è una focaccia No, dicevo proprio quella <ride> carte genica, no? Tipo il, il, il mostro gorgone, capito? Secondo me Flame farebbe lì Deve ballare con la carta tutta intorno Non è un tabù È una legge insensata È anche un tabù perché porco Dio non si può dire Però qui siamo sul Cerbero Podcast Quindi non si può dire Non so se è tabù Perché se esiste uno come Blur Con tutti i bambini Il radio va alla D Anche contestualizzato Non lo puoi dire non lo puoi dire, E in TV Non lo dici volta che succede te buttano fuori ma sai che io non, non lo direi, capito? Cì, ma, magari neanche io, però se è contestualizzato, capisci che è stupido? Cioè, certo. se è cioè, so, un professore di teologia che si mette là a spiegare, o anche una persona normale che spiega, allora il porco Dio è una cosa che ha questo tipo di... Sono due parole, storico. accostate... Cioè, chi certo. se ne frega, non capisci... Cioè, è stupido avere paura del termine. Poi, se è magari fatto uh, volutamente... Per far del male a una persona intaccare la sua sensibilità là se se non stronzo può eh. evitare. Certo. però voglio dire, anche lì, secondo me, è pure il problema. A un certo punto è pure un problema. Perché stiamo laggando? Ma commessa pubblicità ecco, del, del credente, eh, pure lui, cioè, venisse un attimo incontro. A questo punto. Non laggare. Non laggare. Quando mandiamo pubblicità. Allora, dobbiamo mandarle col cellulare. Vabbè. Sì, allora adesso lo vado a prendere. Ieri ho Assurdo. fatto un video risposta alla live dell'altro giorno Marco, Marco ripara il video di Marlo il tabù, di il tabù. Eh, mandamelo su Instagram. Ma mano. che video risposta avrei fatto sul tuo canale, con due iscritti. Mm. Non ci interessa. Eh, a tra l'altro, Marco Riva eh, dovrebbe venire giovedì, giusto? Giovedì sera. Davvero? Ah, è vero. Sì. Allora, oggi è martedì, domani allora, vengono i The Sager. E facciamo la reaction al, al disco di Salmo. Ma quello la mixtape sì, mix cosa... Ma, mix ma, ma, ma l'hanno fatta già tutti. Ma si sì, cazzo. Sì, cazzo. fregano? Non ce ne frega nulla. Però io non l'ho sentito. Appunto. Forse una traccia, ma se sei Sì, l'ho fatto un paio di roba in macchina. Poi... E, e viene anche un componente dei futurio. Ah, è vero, viene un componente dei futurio. Poi, giovedì c'è Marco Ripà La sì. distruzione più totale di Marco Ripà <ride> Cioè, Marco Ripà io mi presenterò da te con una calcolatrice e dico... <ride> Sì, più, più veloce di questa calcolazione. Iniziano tutti a scrivere i numeri velocissimi. <ride> no, ma fai per, questo numero. L'autista è <ride> cosa che poi ci crede lui. Eh? Cioè Lui ha fatto 20 minuti di argomentazione eh, nella sua live. Contestando autista, questa cosa. Eh, essendo un autista, oh, vabbè, mo' al di là di tutto. Uh, no, sto scherzando. Ne parleremo dal vivo. Ma io eh, scherzo. scherzo. Poi Venerdì, diciamo qualcosa venerdì? venerdì? Paradisiaco. Venerdì, oddio, hai detto venerdì. De eh, mi sa che ti ho detto qualcosa? Viene Marco Travaglio, eh sì, ancora no, è, è in trattativa. Ho Marco contattato Travaglio. il figlio È in trattativa. È in trattativa. E ah, ok, ok. Venerdì non mi ricordo un cazzo, vabbè, vedremo. Comunque, torniamo al, al fulcro. Hai visto che è successo a Bianca Davins? No, se poi lo vediamo qua. Che tanto no. questo, questo articolo, <ride> immagino che ci, ci, ci darà da parlare per altri 10 minuti. D'orologio sì, esatto. Demetra allora. Nixon, influenza americana. Abbastanza che c'è, cioè abbiamo, abbiamo pure <ride> capito che c'ha tre follower in croce. Aspetta, è qua da mettere reaction. cia. un follower so. Marrel, che è tutto dire, eh. C'è più follower Marra E Rubino T'entra a questo Grazie Oh mi dovete abbonare! Mi dovete abbonare! Mi dovete abbonà Ma che è oggi? Stronzi Che mo' vi abituati alle live alle 21 E alle 15 non c'estate di più A pezzi de merda tutto Sempre pronti per, per certo Un'altra live ci scappa quasi quasi eh? Cioè <ride> Io devo lavorare due volte <ride> in un giorno devo <ride> Lavorare <ride> <ride> Mi tu uguale Bravo 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 Ora mi risponde a Zeb eh ma se Gianluca sta male come gli rispondiamo? Sto male Se andiamo noi da lui Eh Eh, eh. Già c'ha più senso Anche se mi che... trovi con, con Hai sentito un botto? Sì Sono gli scatoloni che sono in giro per casa Ah iniziano a, a pecorina. <ride> e... Va bene Che belle ste fluidi Wow E <ride> eh, che <ride> lag No no Wow <ride> Grazie <ride> mille Con fuga Zogreen, Zogreen. Tipo eh. Bruce Lee Bellissimo Ma ah, stanno gli scatoloni? Allora, aspetta che qui c'è eh? scu... il goblin. Grazie mille. C'è cioè school, che... school. School. school dice. Il mestruo non è una cosa di cui tutte le donne parlano apertamente, ma giustamente sono affari loro. E sono loro, gli non leggo un cazzo da qui è troppo piccolo. La loro vita intima, benissimo. ma ragazzi, non è che bisogna, cioè, nel senso, allora forse non ci siamo capiti. Ha va tenuto in alto così. Fallo ancora? Ah. Cioè ma non c'è nulla da dire sul maestro. Non è una battaglia. Ripeto, ho fatto l'esempio della bestemmia. Uno può essere d'accordo o non d'accordo, però lì c'è uh, una discussione ancora in ballo. Ci sono dei tabù, ci sono delle regole che secondo me vanno smantellate secondo altri no. Che cosa cazzo c'è da dire sul maestro? Esiste. Perfetto, lo sappiamo tutti. Cioè, non capisco. Sarebbe come dire: eh, C'è ancora una discussione in atto sulla merda. Ok, ragazzi, allora provate a sabbarvi, mi raccomando. Facciamo questo test. Perché o ora sentirete anche voi il goblin. Ma dato che ho il programma Pro, ho abbassato il volume. De il goblin, quindi. Il sangue che esce dalla OG. Fate figa. un sab. Esatto, Come merda che esce dal culo, o piscio che esce da dall'uccello. Eh, non per questo me lo devo letra. mettere in bocca. Ma in bocca... per, per sfatare il tabù della merda. No, adesso finiamo di leggere l'articolo. Vediamo un po' qual è stato il suo intento. Anzi, secondo me, per le donne, è più un tabù cagare e scorreggiare che sì, il maestro. Sì, sì, sì. Però quello sai, fa parte anche della finezza. Anche, anche la bestemmia. No? Qualcuno dice: ah, uno, un bestemmio, perché sono una persona educata, ci sta, magari sai, la donna. Vuole mantenere un po' questa cosa che a me, sinceramente, fa pure piacere. Cioè, nel senso, il rutto non me ne frega niente. Ma è una donna no. che scoreggia. Ma la scoreggia in bocca no, ogni tanto. Come, come un ti amo. È chiaro che sti la cazzi La scoreggia in bocca è la vostra fruda. Ti amo. È chiaro che si, Ma io, in realtà, mi la cioè, posso. È una cosa che pure con un, con un uomo mi fa abbastanza schifo. Nel senso, che chi scoreggia così apertamente. Io scoreggio dalla ma mattina alla sera. Faccio tremare le mura di questa <ride> flebile fa, casa. Ma tu mi fai schifo. Ma come? Ma scusami, ma scusa, io devo. Ah, questo è un altro discorso. Cioè, io devo stare male per non dare fastidio. Vabbè, ma, io scorreggio... no, ma tu fai quello che vuoi, ovviamente. Poi lì è un discorso di, di finezza. Secondo me è, è più invasiva la, la scorreggia di una bestemmia, la perché quella almeno la senti, capito? La bestemmia che ti frega, <ride> non è che te tocca. Invece l'odore della scorreggia te tocca e come. Comunque stiamo proprio a fare dei discorsi alti oggi. Oggi sì, altissimi. In tu dubbi bit in, in realtà poi sono discorsi di cui hanno trattato anche poeti e scrittori. Eh. Vorrei ricordare, alziamo eh. il livello culturale. L'IVA sugli assorbenti, almeno un, finisco, un argomento alto. Eh, scusami, vai. Dante Alighieri, eh? nella Divina Commedia, in un passo dice, riferendosi a dei demoni. Chi? Dante Alighieri, Dante, scusami. riferendosi vai. a dei demoni nell'inferno: eh, dei Goblin. E loro, del cul cool, avevano fatto trombetta. trombetta, sì, sì. Beh, è un eufemismo. Diciamo, era un Dudubi di vecchi tempi che dice frontman, <ride> esatto. no, dice, per non esatto. dire ascoreggiato. Dudubi, <ride> Dudubi eh. ha imparato da Dante Alighieri in realtà, ragazzi. Vabbè, certo. Ce l'hai un po' oggi la, la fattezza demoniaca, eh? eh. Manca un po il pi... Ecco, io ho il pizzetto demoniaco e tu hai il capello e l'occhiale demoniaco. Sembra un po' quello di Dragon Ball... come si chiamava il diavolo... Amico di, Maci... di Ma... Darbula, Darbula, bravo. <ride> che sputava <ride> e pietrificava con lo sputo Era forte, Darbula. Oh. Era forte il D'Arbula allora, Comunque, bisogna mettere il, le il lead dal cellulare. Allora, vado a prenderlo. Intanto, se vuole. Però, mi sa che non cambia un cazzo perché qui. Ca Ma si può levare proprio completamente questo coso. Ah, si mette in esterno. E lo chiudo Beh, comunque uh, Demetra allora ha voluto lanciare una moda particolarissima Per sfatare questo mito Perché qua dicono Molto spesso dall'argomento viene considerato una vergogna Di cui non si ha piacere di parlare Allora, ripeto Un conto è il piacere Come cazzo ha fatto sì. entrare a questo? Io non okay, è Io non ho piacere di parlare della merda Do dubbi, ad esempio sì però quello è un discorso di gusto, non è un discorso di tabù. Porca ah, puttana, mi fa ridere per quello che faccio, Beh, eh. però non è un discorso di tabù, è un discorso esatto. di gusto. Ripeto: sì. una persona può trovare disgustoso il bestemmiare, io posso trovarlo ininfluente, un'altra persona ancora può uh, trovare disgustoso il parlare di merda, il parlare di mestro, il parlare di bishop, ma non è un tabù, non è una lotta. Che va ad intaccare qualcuno qualcosa dei valori di qualcuno La di società. qualcosa dei diritti di qualcuno di qualcosa che che intacca l'avesse fatto per l'IVA? Semmai bravo ti stavo per, stavo per arrivare a questo eh. semmai. Non così per sensibilizzare chi Poi non, che so, sensibilizzare. non so di che paese sia Ma nel suo paese nemmeno c'è stato questo problema però. Americana. In America no, non, non so quant'è la tassa cioè, Allora no. avrebbe più senso L Avrebbero detto Avrebbe più senso uh, Tipo date gli assorbenti gratis uh, uh, Non lo so Così fate uno sconto sull'iva E poi una cosa italiana No però per dire Sugli assorbenti perché è una cosa che dobbiamo pagare sono le donne E gli uomini no per dire una stronzata No, abbassare l'IVA al 4%. Eh. Ma sono d'accordissimo. Però c'ha più senso. Allora, allora, allora lì mi piace quella protesta. Ma non gratis. No, vabbè, un esempio. Gratis Adesso no. Adesso non stavo entrando nel merito economico, però c'ha più vi senso. Spie vi spiego perché gratis no. Nel momento in cui tu ricevi una cosa dallo caccia, Stato. Grazie mille. Nel momento in cui tu ricevi una cosa dallo Stato gratis, la stanno a pagare i cittadini con le tasse. Punto. Vabbè, però quello va bene, sì. No, esiste il welfare state. Che cos'è? welfare state lo stato sociale cioè nel senso che ci ah, può stare che eh, per, il bene, vabbè, per il bene comune tutti paghiamo qualcosa è come per i mezzi pubblici per la sanità pubblica questo sì, può rientrare ecco, nel discorso della sanità però a quel punto uno potrebbe dire allora i maschi allora, i dagli preservativi mirati, non so come dirti capito allora se se, eh, de, se lo stato desse gli assorbenti gratis ci do, dovrebbero eh, chiudere il tutte gobier! le case di produzione degli assorbenti quindi chiuderebbero no, li paga lo Stato No, dovrebbe creare No, perché Queste quelli lì, Quelli li, Linus Seta Ultra Sono aziende private Bisognerebbe creare Una marca Dello Stato Una cosa senza marca Lo Stato paga i privati dà. Non credo funzioni no, così anche, come no Comunque io non sono d'accordo Sul fatto di metterli E privati, poi se... ci sarebbe Una marca sola Che lo Stato no, dà no, è vero. Poi Lo Stato può Ma pagare come tanti... no Lo Stato può pagare Tanti privati sì. Ma, che a... Ma che dici Ma come che dici te No, lo, lo Stato, stato dovrebbe dare A tutti lo stesso assorbente No, Perché ognuno, se, Come no? Ognuno si può scegliere, a parte che ti ripeto, io non sono d'accordo. Ma come? Perché chi sa quello sottomarca che costa un cazzo e quello de della marca che costa eh, tanto. Ovviamente, è stato, gli dici: puoi scalare tot soldi. Se te vuoi comprare quello più figo, spe spendi i soldi tuoi. Ovviamente, secondo me, uno stato socialista che farebbe una cosa simile. E metterebbe un solo tipo di assorbente statale e poi lo darebbe. Io poi, ripeto, non sono pro stato sociale al 100%, però ci può stare un, un tamponamento dell'IVA, va gratis no? Perché se no non finisci più. Se no, poi arrivano i maschi. Eh, allora scusa, il preservativo lo pago solo io? Allora potrebbe dire, ah, ma la pillola la pago solo io, cioè è casino, capito? Però vabbè, il maestro ce l'hai per forza, sì, ma sì. non devi per forza scopare 20 ah, volte no. al giorno, ah no? Dai, c'è cioè una cosa, un imperativo biologico. No, vabbè, ma infatti ti ripeto: sono d'accordo su, su, ad esempio, in Italia sulla base delle Ma che volete tutto gratis? Ma quante cazzo le cose volete? Comunistacci di merda! Abbassiamo le tasse, viva il liberismo! Ma non le cose gratis, mannaggia il cazzo bevi due scudini ti vedo scarso cosa vuol dire cosa sono gli scudini scudini è quello di fortnite la bevanda di fortnite per avere lo scudo nel, nel gioco e che cosa succede ma non ho capito è la frase mi dice che sono scarso se bevi gli scudini ti, ti, ti proteggi di più dalle intemperie mi proteggo da due dubbi dall'annichilimento anni, la pubblicità lo stato Infatti, non sarebbe strano. costretto a dare un solo assorbente vale lo stesso per certi medicinali che vengono prodotti da privati, ma infatti quello ho detto io, però vabbè. Tanto non era quello il, il discorso. Giusto, tassare dal 4%. Raga, ma scherzate, garantire contraccettivi gratuiti, soprattutto per certe facilità, è importantissimo. Ma io sono d'accordo. Ma su chi quello. li paga? Chi li produce? Chi li paga? No, chi su, li dà? Sui preservativi gratis, o comunque molto. <ride> Stiamo chi, laggando tutto Chi questo. li produce? Ma che vuol dire che li produce? La Durex, no? Ma che vuol dire che li produce? Con la Contra. Questi preservativi li deve fare qualcuno? Una, una fabbrica, no? Come si sostiene questa fabbrica? Viene pagata dallo Stato. Lo Stato viene pagato dai cittadini. Eh, eh, si alzano le tasse. Vaffanculo! Vaffanculo! Già sono alte! Si alzano le tasse, ma rientri col fatto che hai dei benefici per tutti, teoricamente. Così funziona. In effetti non è male come cosa. Praticamente <ride> cioè, no, ma... funziona così. Poi... Allora uno ma sui preservativi, così. sì, perché li... comunque, sui contraccettivi, essendo universali e non solo confinati alla donna come gli assorbenti, avrebbe anche senso. Perché una... un conto è che, l un... è che tutto lo Stato, composto da uomini e donne, lavoratori e la... lavoratrici, con le tasse, paga una cosa che arriva a tutti. Ok? Io non voglio, mi dispiace, pagare una tassa per una cosa che non userò mai. Allora, qui c'è una domanda interessante. Cioè, gli assorbenti. Ma contraccettivi sarei d'accordo a pagare una tassa ed avere i contraccettivi gratuiti? Quello sì. Ok. Allora, eh. No, il mouse è questo. Ah, un top mouse Top Teclin. Eh, devo, devo salire di cosa? Co, è impossibile. Con due dita devi eh, strisciare. Fai te di cosa, Quale questo? No, sopra. Ciao, io ho un problema. Siamo per caso la posta del cuore. Ma leggiamo. Domani è il compleanno della mia ragazza e di mio nonno. Dovrei eh. passare la giornata con la persona con cui ho perso la virginità <ride> o con la mia ragazza bellissimo. che è bellissimo. fantastica. Tu, dubbi, tu già paghi tasse per determinati servizi, ma mi... appunto mi del culo, vabbè, quindi... appunto l'anarcocapitalismo è l'unica via, ragazzi. Quanto ti piace, quanto ti piace muoverti oggi? <ride> <ride> Proprio stai fluido. godendo è bellissimo. Ma, mh, quindi vabbè, per quanto riguarda questo articoletto da 4 soldi. Comunque, sono, sono lieto di pagare le tasse magari per la sanità che la usano tutti indiscriminatamente, ok? Ma non per una cosa settorializzata. Punto. Però, scusa, per quanto eh. riguarda il discorso de degli assorbenti, tu non li usi perché non, non hai il mestruo. Quindi. È per questo che sarebbe ingiusto, ingiusto. Teoricamente è ingiusto che lo pagano solo le donne. Lo pagano poco, poco, abbassiamo le tasse. Ma sarebbe scusati. ingiusto che tutti noi maschi paghiamo ma una cosa che non usiamo. Perché alla fine, cioè, nel senso, fa parte della comunità. Cioè, se... E allora pagatemi i rasoi. Voglio i rasoi gratuiti, ah. perché sennò divento un barbone così. No, ma infatti quello che ti ho detto io, allora, fin se qua. uno comincia di gratis questo, gratis quello, ognuno alza la manina, sono d'accordo. Sono d'accordo. Ah, ok, la sanità pubblica ha un sacco di problemi. Vabbè, classica frase fatta, ci buttata lì. Che cazzo per dire? La sanità pubblica italiana è una delle migliori al mondo. Verissimo. Devo fa un po' a pillare, guarda sì, qua quanta aria c'è. Sc Scusa, è che non leggo la chat in realtà, però leggi la tu allora. E... Va bene, quindi direi che questo articolo... No, con... finiamo, finiamo questo articolo. Allora Ma è finito tipo... Il post, è no. il post importantissimo. Eccola una foto. Inizia il sopra, profilo. Aspetta, sopra, sopra. La ragazza ha pubblicato una foto in cui si è mostrata col volto cosparso del suo sangue mestruale, che poi bisogna vedere se è vero. Cioè, per me è una tintura. Ketchup. <ride> <Sì>. <ride> si è andata la Lidl, <ride> sempre sì. <preter> del Ketchup Scravo. <ride> Il suo è un modo sicuramente bizzarro per far capire al mondo che questo è un argomento normalissimo, non deve suscitare alcun ribrezzo. Ma scusate, eh. Allora, lo schifo e il ribrezzo verso il maestro, come verso il piscio, verso la merda. È una cosa Sono evolutiva. cose Umane, sì. normali. Cioè, che cosa c'è da sensibilizzare? Allora, davvero, domani cospargiamoci di merda, sensibilizziamo al mondo dicendo che la merda, non si può avere ribrezzo della merda altrui. Ma il ribrezzo è una... È una sensazione nel mondo animale per qualcosa che non dovrebbe essere lì, cioè, non, può, non, non devo avere la merda vicino alla bocca. Mi fa, mi fa schifo, no? perché non, non mi dà nulla. È, è tossica. È ovvio, è una, è una cosa scientifica. Comunque, visualizziamo il profilo, sono molto curioso: Della Pennsylvania, come Chi era Giorgio Romero, Pennsylvania. Madonna, 9800 follower. Vabbè, che io volevo un attimo: boostare il profilo. Ah, <ride> Sto morto di fame. <ride> Piedizi, ahhh, è Gino mi Mettiamo loro... subito simpatica, bella di casa. Zumba un po' sto piede, fammela un po'. <ride> Una cosa interessante. <ride> beh, Vabbè. beh, beh, questa qui cosa rappresenta? Una sorta di, di feto? Perché adesso secondo me lei ha capito che queste cose funzionano quindi ogni foto avrà un pseudo intento sociale che okay, parla in realtà, della mascolinità esatto sì. in realtà voglio solo uscire piedi capito eh, traduci, va, traduci per tutti I, compreso. Mo i momenti quando sono più impressionata dalla mascolinità è quando vedo gli uomini eh, che mh, sono volenterosi di entrare in tutti i loro lati cioè nel senso di, 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 eh, di vedere tutte le loro sfaccettature quando li guardo piangere quando li guardo avere paura eh, Que dico che questo è coraggioso. È un, un, un uomo di cui mi posso fidare. Sì, un frontman. Un frontman che piange al, al finale di, di Forrest Gump. Questo tu vuoi. Tipo, tu dubbi. <ride> <ride> Lui a Jenny gli voleva bene. <ride> no, in realtà Jenny è una troia. In realtà, mi, mi commo per il figlio, però, vabbè. Ehm. Um... A volte mi chiedo cosa significherebbe come fossero. Come fossero. <ride> <ride> I piedi usciti I piedi... così con un pretesto sociale. Vabbè, come vabbè. fossero i piedi usciti un con, una con una foto. Pretesto sociale. È un pippone vediamo assurdo un per, per perpetrare la guerra alla mascolinità. Vediamo Abbiamo tutti essi dei frontman ormai. Tutti dei frontman. Sì, che poi la cosa bella eh. è che quando siamo tutti frontman. Le donne fanno l'insulto più omofobo del mondo Cioè Oh ma tutti i froci siete diventati Sì sì, sì. C'è cioè, mai più ne... ci cioè, stanno più Uomini, uomini veri, veri. Ci cioè, stanno più uomini veri Tutti i froci sono diventati Top oh. omofobe Che è sta foto che hai detto? Fa mai tempo? No ma qui se le voglio vedere tutte Allora Leggiamo la descrizione che è fondamentale Faccio tutte le descrizioni così lunghe Qui c'è la cicatrice da quando mi hanno tolto una ciste Sì cioè beh, Metti un attimo camera intera Sì scusami No perché è importante questa cosa Quella Oh quella È Senta certo me. Ragazzi, vede... eh, però non Ragazzi, avete notato che qui c'ho una, una cicatrice, no? Cioè, non è che voglio farvi vedere le tette, no? È solo per far vedere la cicatrice, cioè. Ah, io ho veramente una cicatrice, vorrei farla vedere. Eh, però non, non sulle tette, no, no, ce l'ho qua. Si vede? S no. Vabbè, c'ho una cicatrice, Aspetta, forse era qua, mi ricordo. Forse dall'altro lato, sì. Mm, no. Vabbè comunque c'è una cicatrice lì Da piccolo ho sbattuto la testa fortissimo contro un termosifone C'ha un po' un coglione Questo spiega molte cose <ride> <ride> Proprio fortissimo Tutto sanguisci Mi hanno messo un punto al Io pronto soccorso Io ho messo due punti qua dietro Ma non da bambino E questo spiega molte cose <ride> Banca pezzolo comunque Vabbè Vabbè, sì, vabbè quindi anche qui Pretesto per farsi una foto di un certo tipo Vediamo un po' Ah che è sta Ma che è un è porno? Che è? che è? Lascia un po' vedere ah, Che è, è sta roba È un video È un video oh, oh! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è Mi fa zoomare, vaffanculo Faccio vedere sti piedi yeah. Oh, eh, Mi fa zoomare, mortaccia. Aspetta, eh, rimettiamo questo capolavoro <ride> Questo capolavoro! <ride> Beh, zoom da qua se vuoi Mi cazzo Che cazzo l'hanno usato sta pari Vabbè. Infatti perché c'è Safari? Ah perché stai dal Mac giustamente. Vabbè. Come Beh. fossero le donne senza mestro. Questa è la donna mm, col mestro. Vedi un po' le, la, la descrizione. Ma che cazzo! Ma che cazzo! Ma che? È? Non mi stupisco, De una. Anzi, allora, ma... ah, sì, una, una, una che se mette il maestro in faccia è il minimo che può fare. urlare in Senti, questo io modo. Che ma, io maghi avrei a sangue, Vabbè, quello... maestro compreso. Sì, sì, ma quello probabilmente non... Non ci sono dubbi al riguardo. Ma sta a poi leggiamo la descrizione C'è chi riesce a pensare bannano zie e contenuti pornografici Ma oh, porca donna. Allora Allora mi occorre che a volte le persone non hanno eh, degli esempi visivi di come le nostre emozioni sono fatte. E, e... Ma che è Marzullo? Questo... <ride> no, no. Questo, questo ragazzi, sono, queste sono emozioni umane standard, mi raccomando. Eh. Senti, io. C'è cioè, bisogno di questa cogliona. Io per farmi i video a petto nudo in palestra, non è che ho bisogno di un pretesto sociale. Cioè, dico sono un coglione, guardate il mio fisico perché me la voglio tirare. Questa c'ha un bel corpo, top piedi. Noto che i miei, che i miei clienti in particolare, ma i clienti te che, che sei una puttana! Oh, i tuoi... Aspetta, eh, da esageriamo. Sì, no, ma. Non buttiamo tutto un caciara. Tanto americana, non capisce? <ride> puttana means uh, good lady. <ride> eh. <ride> Figlia da una buona donna. Eh. Son of good woman. Eh, noto nei miei in particolare Che quando sono esitanti di piangere O fanno un, mo un movimento strano Ok È chiaro che io condivido cose come È normale calciare, urlare e piangere E, e ridere e fare suoni strani Magari È normale giovanotti. E, rido, e ridere e piango E, e faccio Mi metto il maestro in faccia Mi fondo con il maestro e con il sangue <ride> Ma siamo, la stessa cosa. siamo stati spenti tutte le nostre vite senza nessuno che ci dia il permesso, ad esempio, eh, di essere duri da embodying, da, da incorporare. Ma che cazzo vuol dire? Aspetta, aspetta, aspetta. Un così vasto range di emozioni e espressioni sono disponibili per noi esseri umani. Cioè, noi abbiamo questo vasto range. Ma quando è l'ultima volta che hai scosso il tuo corpo per processare la paura? Beh. insomma Ecco, mi sento meglio effettivamente. Mi sento meglio. <ride> Oddio, questa fluidità è tutto fantastico. Proprio. Quando è l'ultima volta che hai preso a pugni un cuscino perché eri arrabbiato. Aspetta, metto, eh. Vai. Ah tu, io. Ii. Ah! Ah, ah, sono arrabbiato. Wow. Oddio mi sta girando la testa. Oh, con sto caldo. Ti senti meglio adesso. Mi Sento peggio <ride> quindi è tutta una cazzata. È tutto un imbroglio. Quando è l'ultima volta che hai grugnito o ti sei lamentato? <ride> tutti i giorni in trasmissione. O hai avuto dei gemiti. Ho gemitato. Gemitides. Gemitides, sì Ma io tutti i giorni in trasmissione, ma io Ragazza, sono a casa a parte. Sono in casa nuova ah, sì. <ride> top Puggi. Hai visto come io. Ah, cazzo! Mamma ho messo reaction. Ecco. Mamma, non mi sento bene. Questo tipo di eh, lavoro sulla respi respirazione Breath. abbassa i livelli del, del controllo cor corticale. Il, forse cortisone, mm, cortisone, non lo so, mm, Corticale non mi sembra del cortisone, allora. no, però il cortisolo, forse cortisolo. nel nostro cervello, Così sì, forse sì, perché è l'ormone dello stress. Così possiamo accedere ai nostri sistemi limbici e eh, cervelli pri pri primordiali, primal. Le aree del nostro cervello dove le nostre emozioni. Eh, dove c'è lo stress e le emozioni. e eh, vabbè. È così che processiamo. È proprio così. È così che, che funzioniamo. Sì, 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 così è così che guariamo. Sì, sì. Facendo. Sì, sì. <ride> vabbè. Breathwork che è, è proprio. Se, penso sia questa pratica. Al... No, ha, co sì. ha completamente trasformato l'ansia che avevo. Ah, quindi lei è un insegnante di questa roba? Sì. Ah, okay. Poi che bello il capitalismo, si. Sì. Sì. Tipo, inventava, si, sì, stronzate e fatte pagare. Tipo, noi col Cerbero podcast, sì. per esempio. <ride> Meno male che non siamo in uno stato. Guarda, socialista. guarda caso, ho, del, ho delle aperture, insomma, ho dei slot liberi ma per a luglio. Non avrei mai pensato quindi che tutto questo baccano fosse in realtà... Vabbè, ma scusa, ma, ma, ma. Una semplice... Marchetta, una auto marchetta. Ma mandiamole una... un, un DM Vai. Fa... Aspetta, con Blocca. il cellulare glielo mando. Sì. Hey, hello, you are live on Cerbero Che Podcast. È seguita, tra l'altro, dalla piscera di Rubino. Questa cosa molto grave. Eh? Ti sei fatta bindolare, Ludovica. Sei una ragazza molto intelligente. Si ma ma te... ti sei fatta bindolare? O Forse vuole, vuole vederla per spizzare le cazzate. Che dice come faremo noi? Nix. Infatti, io la follower anche col profilo del Cerbero. Tra l'altro. Chi non ce... sì, Poi io continuo a guardare quella camera. Sono proprio imbecille. Chi non segue il profilo del Cerbero Podcast su Instagram sta fuori dal mondo. Sì, perché ci sono cose fuori dal mondo. I meme. <ride> Soprattutto. Allora, eccola. Demetra Nix. un attimo. Vai, vai, tu parla. Messaggio. Hello. Hello. We are. Allora, hello, we are talking about. You On Come cazzo ha entrare questo? On the Cerbero 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 Podcast E gli manda link No? Sì, sì, sì. <ride> <laughs> Magari fa una storia What the fuck This This, this, this uh, White man uh, Ma talking vogliamo, about Straight white vogliamo man Vogliamo fargli fare un attimo un ride In chat? Ma chi è questa? Eh. Ah sì, allora raga Allora Vai, tu sei bravo a queste cose. Scrivete, vabbè, niente. Scrivetegli in privato a questa. You are live. Non scrivo io qua, ecco, Questi insomma in inglese peggio ah. di me. Aspetta. E allora, aspetta, copia e incolla. Fate copia e incolla. Grazie mille, Il, il Goblin. <ride> uh, fate you are live, On Cerbero podcast. E poi andate e linker. c'è cioè, però Podcast. Che bello. Per incollo pure quello che siete di Oh, magari fa un viaggetto a Roma in vita con trasmissione. Sì, sì, tanti in inglese ci parlo io. Non c'è problema. Io invece parlo un'altra lingua: la lingua dell'amore, esatto. De, la lingua. Proprio del proprio Joker nelle sue storie, pensando di fare il simpatico, ha detto giusto un congiuntivo pensando fosse sbagliato. Sarebbe <ride> sbagliato. <ride> Beh, vabbè, ma non sapendolo, è normale, se uh. guardate i dati. Ad aver bisogno di aiuto sono gli uomini Le donne sono molto meglio Infatti In questo periodo storico sì, sì In questo periodo storico sì Per esempio c'è Un body shaming devastante sul pisello dell'uomo Ah sì? Cioè? Beh c'è l'ansia sociale del fatto che devi avere un cazzo di 30 centimetri Eh ma ce lo devi avere Così e Devi avere una prestazione da tre ore Se no fai schifo Purtroppo anche io sto mm, Involontariamente contribuendo a Foraggiare questo stereotipo però teoricamente uno si può pure vantare del proprio cazzo però non vuol dire che deve denigrare gli altri ma infatti io dico sempre cioè se uno non ha problemi di micropenia e sta insomma a una misura decente sopra i 9 cm 10 cm certo cioè, se è fattibilissimo 10 cm la Freni è tipo 8 9 se stai sopra i 10 12 tecnicamente puoi scopare senza problemi certo Poi certo sì. in realtà c'è cioè, nel senso non è che c'è tutta questa differenza a parte il discorso scenico Già la larghezza ha più senso. Sì, ma io voglio vedere il pisello di YouTube. Vai su Pornhub. Prima o poi si aprirà un canale pure lui quando, sì. quando uh, fallirà io... con la musica. Fallirà con YouTube? <ride> ah, quindi tu, tu l'hai fatto perché hai fallito in tutto? Oh. Ovvio. Ma cosa? Ovvio. <ride> Ho fallito in tutto. <ride> Ho perso ah, Ci sta sto meme con me Elettra. Grazie ho, Red Lidium, volevo farlo lo anche spiego. io, grazie. Lo spie spiego al volo sto meme che ho con Elettra, perché mi è venuto in mente ora. Quando stavo malato e stavo delirando, a un certo punto ho iniziato a ripetere a bassa voce. Cioè, ho perso tutto, <ride> ho perso tutto. <ride> <ride> e quindi, Ma riserio. Ma no, stavo a delirarsi, ho perso tutto, ho perso. quindi mo, mi fa troppo ridere questa cosa. Bellissimo, vabbè. Sì. E niente, che stavo che volevo fare, mi sono dimenticato. Ah sì, io nella vita vorrò fare tutto. Quindi farò anche un porno prima o poi? Ma sì. Magari a 40 anni, ma sarò un po' più affascinante. Io gli no? ho proposto di far cameraman per i porno, ma, ma no. si è rifiutato. Ma no, un Pietro è per <ride> Ah, dai, dicevo io, pure, non voglio aggiornamenti. Non voglio dicevo. aggiornamenti. <ride> per non il mondo esterno. Il sì. <ride> L'ultimo uomo sulla terra. <ride> capito? <ride> <ride> io sono leggenda. Io sono dubi. Stupendo. È vero, poi l'uomo È vero sto meme A proposito di stereotipi maschili Che l'uomo Quando c'è 37 di È morto 40. No proprio per dire Tu sì, sì, sì. infatti eri tipo Post nucleare sì, Cioè sì. eri proprio <ride> spacciato. Ah dice Come si chiama sta tepe Demetra Trattino basso Nix Ecco raga Scusate che Ve l'ho messo Sullo schermo Per due ore Demetra Nix Simo come hai dormito Non voglio aggiornamenti. <ride> <ride> eh, lo so, stavo a dirlo. Vabbè, ehi, vediamo questo altro posto. Io, io no, ah, vabbè, vabbè, questo, questo. questo, eh, questo vabbè, queste artiste. Voglio ma. vedere i video. Ah, so va pure curioso. in palestra? Ah, top. Vedi, vediamo un po' se è fatto è, bene. Sto squat. Oh, abbiamo squirto con la ragazza pe perfetta. È proprio la donna della mia vita. Vediamo un po' come squatta. Come squirt. Ma se vai in palestra e non ti fai video, se andato veramente in palestra? Questa è una domanda Io... esistenziale. Direi di no. <ride> no, in realtà, per quanto ci vado, dovrei fare un video al giorno, una foto al giorno. In effetti, anche faccio eh, una foto al giorno. Cioè... Quindi, quindi hai ragione, tu dubbi. Vabbè, sti cazzo, no, diciamo Sì, Per carità. C'era una foto interessante del sì. suo... Ecco, no, la faccia non ce ne frega niente. Madonna. Ah, no, no, questa, questa qua è emblematica. Ah, ecco, allora, quindi. Contestualizziamo un attimo questa foto perché ah, la, c è c è la penso, penso, Esatto, penso che possiate arrivarci anche voi. Grande battaglia sociale. Che non è un fango, insomma. Grande battaglia sociale contro sì, il mestro, sì. Magoledette de fora. Ipocrita, ipocrita. Che poi se, se, sempre queste descrizioni sì, viene poi, di Pados. E pathos. poi si spamma chiaramente il suo lavoro. Del cazzo. Non sei mai stata troppo. Io dico una cosa. Allora, se tu vuoi fare eh. una scelta che Beneficia te e anche gli altri, ci sta, ok? Però dillo, Se Senti, non guarda, essere guarda, no, mo essere ipocrita. Guarda che disonestà, che cosa pericolosa. Non sei mai stata troppo: non sei mai stata troppo triste, troppo trisa, troppo, troppo commossa, e troppo eh, in lutto. Non sei mai stata troppo eccitata, o troppo infa infantile, o troppo rumorosa. Non sei mai stata troppo drammatica, o mh, eh, lunatica, o eh, silenziosa. Non sei mai stata troppo logorroica, non sei mai stata troppo grassa o troppo magra. Ma tu che cazzo ne sai? Ci devono essere i limiti, stronza! <ride> Nel, eh, I limiti sono importanti, non sei mai stata troppo ma sboccata, troppo roba. disordinata o troppo... Ehm, ehm, eh, come cazzo si dice? Vabbè, affanculo. Non sei mai stata troppo <ride> intensa, non sei mai stata tro troppo oscura, <ride> troppo cupa. <ride> Demanding è... Eh, che uno vuole le cose per forza, come si dice? Pre pretenziosa, eh. mm, okay. non, è, non è mai preteso pre eh, pre sì, troppo, okay, okay, okay. non sei mai stata tipo troppo sbilanciata, sì. troppo gioiosa, troppo estatica. Non sei mai stata troppo arrabbiata, troppo assertiva. Non sei mai stata troppo troia. <ride> non sei <è> <ride> tu, like sei come le storms. tempeste super bloom. super bloom. come i cosi, i gli incendi. Eh, vabbè, affanculo la È la società che non ti può gestire. Non, non è Ma mai colpa tua. Non per... è mai colpa tua. Cioè, tu Dai. qualsiasi cosa tu possa fare nel mondo, qualsiasi cosa brutta o bella tu possa fare, non mai avrai la responsabilità di quello che fai. Non è mai colpa tua. Non è colpa tua. Non è colpa tua. È tipo Will Hunting. Ripeti com'è. Questa filosofia femminista di merda rovinerà il mondo e lo sta rovinando. Non è colpa tua. No vabbè È chiaramente un post patetico Perché uno deve prendersi le responsabilità Di quello che fa Poi Certo Possiamo dire Come abbiamo detto prima Che a livello di società Ci sono Dei canoni imposti Sia sì. femminili Che maschili Come può essere Anche la Ma, ma arrivare tanto, a dire Che non è mai Non è mai mh, ma Non è sei mai tu. Non c'ha senso È chiaro che non c'ha senso Non sei mai Non è mai stata colpa tua In tutta la tua cazzuia It was never you Never Stronzata proprio Never Stronzata Cioè quindi in quanto donna, perché poi sottointeso sei di legittima... Sì, cioè, sì. sei praticamente... Uh, sì, non hai... Non hai freni, praticamente. puoi fare il cazzo che ti pare e non sarà colpa tua. È bellissimo. Cioè, non sei mai stata un'assassina. Ah! <ride> è... Me l'ha detto lei, me l'ha detto l'influencer. No, oh, è bello. Non sei mai stata troia. Non sei mai stata una rompicoglioni. Non sei mai stata una pretenziosa. Non sei Ma mai, mai stata... Non no, senso mai. Mai. Ma fai il cazzo di La cosa vuoi, ridicola eh? è che lei, eh, adesso... Utilizzi queste pseudo battaglie sociali che poi non sono perché abbiamo visto che non sono battaglie sociali perché non c'è nulla nei confronti del maestro che debba essere accettato a livello sociale, non c'è un tabunccio in cazzo e le spaccia soltanto per farsi pubblicità che ripeto va benissimo. Io sono il primo che quando ho fatto una determinata scelta nel, di quello che abbiamo detto prima, cioè nel porno, ho detto subito: è chiaro che è un qualcosa che va anche a darmi visibilità che mi fa comodo eccetera però in più è intrattenimento ma a di, di quello però in più è vero che c'è un problema nei confronti del porno in Italia dei pornostar dei porno attori delle porno attrici è vero che sono discriminata a livello sociale sì. lavorativo quindi in più anche Alcuni se diventano eroi però molto raro Storicamente i maschi pure le donne mai se ci hai fatto caso però io donne dico grande quella è una grande mm, però sono sempre un po' schifo. poi non è Guarda, che diventi so fan forse... di un maschio Diventi di fan delle donne no beh ero così freddi ma Sins no, in realtà l'uomo è visto più come io un uomo. Mi, mi ricordo tipo alle medie c'erano dei ragazzi che elencavano tutte donne. Sì, vabbè, per le beh, Engel, però magari sono miti per i ragazzini, però per la società nozzi. Cioè, sono considerate zoccole, zoccole. donne così, oppure prese per il culo. Nonostante ci siano stati vabbè, dei casi, ma, ma, okay. magari una può essere pure zoccola, che ne sai. Sì, ma al di là di quello, non è che sei zoccola perché fai porno. No, esatto, eh, è quella, quella la di cosa fondamentale. <ride> certo, <ride> una nella vita può essere Quindi, quello Al ah, di là di io non ho mai negato ma il fatto che è chiaro che lo faccio per me, però in più c'è questo problema quindi mi fa piacere come il, di cioè il discorso del Cerbero Podcast per dire no? noi è chiaro lo facciamo per il nostro interesse è anche il nostro lavoro infatti ragazzi in alto a destra ci sta <ride> esatto. il tasto abbonati dovete abbonare al Cerbero però, Podcast però molto spesso parliamo di cose secondo la nostra umilissima ottica importanti quindi facciamo del bene a noi e cerchiamo di far del bene anche agli altri qualcuno dirà fate del male perché dite cazzate però almeno l'onestà intellettuale di dire guardate ma più, più che altro sai qual è il discorso che a livello logico non ha senso cioè, ripeto, tutto sto mappazzone. Leviamolo dai coglioni perché è ridicolo. Però la battaglia nei confronti della paura del maestro, eccetera. Se lei l'avesse fatto tutto sto baccano. Per un tema serio. Dove le donne sono discriminate. Allora io avrei detto: Top! Sì, fate pure pubblicità. Che cazzo me frega. Se lo fai comunque per il bene delle donne. E hai un tuo riscontro. Top. Ma non sì. è questo il caso. Vediamo questo video che sono È molto una battaglia curiosa. ridicola. E lei si mette il sangue in faccia Per potersi fare le foto like. Nuda certo. E sentirsi tranquilla Allora, semmai battiamoci su un altro discorso Che non è che se una ragazza Si fa una foto in costume o Nuda e nazzoccola Semmai certo. che quello è più importante Certo Ok mm. Ok Cioè, questa sta a ballare perché si è far... che... comprato un divano nuovo. Che di Dacia, lui, no, che no. Dire. Sta sponsorizzando questo divano. Ah, beh, ok. Quindi non è una cosa sociale. Con questo. 9000. Ma resci piedi. Ma perché vogliono i miei piedi? Cioè, ma ogni cosa. Cioè, pure se compra un divano nuovo devi parlare di gioia, lutto. Cioè, ma cioè, stai calma. Zì. Cioè, ma ha fatto una camomilla di Un attimo. Quel, quel divano? È non c'è la seconda gamma. Vabbè, giriamo un attimo così. Questo è un divano che abbiamo comprato con tanto impegno. Quindi adesso ballerò. Facciamo depurare un po' il divano però. Vai. Sono felice perché abbiamo comprato un divano. Ecco. È morta? È morto tutto. <ride> no, raga, che cazzo è successo? Ban. Ci hanno, banna hanno bannato, raga. Ban. Che cazzo è successo? Ban. Ma no, perché a sentirci sentono che non ci vedono più. Ban, raga. Che cazzo è successo? No, 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 no. Aspetta. Banna, raga. Banna. Banna. Vai, raga. Rip. Rip. Ho paura. <ride> ho paura di uscire. Ho paura. <ride> Banna per twerk. <ride> ok, non ho bannato per... Vi si sente? Sì, sì, lo so che, lo so che mi sentite. Oh, eccoci, eccoci. Cazzo, era successo! Ci hanno bannato perché eravamo troppo sexy. Sì. No, per me ho preso in mano una cosa e sarà mosso. Qualche no, circuito. Ma invece ci hanno un sì, attimo eh. oscurato per eccesso di sessitudine, vabbè, ragazzi. È stato un piacere. Ah, no, aspetta, arriviamo a un'ora per dignità. Ah, ok. No, scusa. No, perché <ride> no, permissioni in meno di un'ora. No, pensavo l'avessimo già superato. No, vabbè, vediamo qual no, qualche vabbè, altro vabbè. video di eh... Sì, sì. Ok, vabbè, le faccio no. Pare no, morsi no. Vabbè, normale. Vediamo come che voce ha. Connect to your body and to other people in a way that you have never so, La voce stereotipata californiana. Um, I California. assure qua farà la troia. vabbè una, una marra al femminile sì, <ride> esatto <ride> Poi, questo pezzo, come si chiama? Body, what is most true <ride> top per destra oh, lei fa, che fa pure l'allenatrice mi sa sono solo femminile autodifesa autodifesa <ride> sembra sembra giù che mi ha colpito. di <ride> Brava! Non è caduto apposta. Know, ah! ma baffanculo. Vabbè, comunque, posso dire una cosa: Se questi corsi di autodifesa, alcuni in realtà sono fighi, eh, Li consiglio. Sì? Sì, fatti da uno bravo, non sono niente male. Come ti sei mai risposto? Ah, forse in America il fuso orario, non so che ore so. No, non mi ha nemmeno visualizzato, però non so... Non stai Sì, tipo alcuni corsi di Grav Maga, autodifesa, sono fighe, tipo ti insegnano a dai calci nelle palle. vabbè. Ah, no, no, ma secondo me invece è ottimo. Poi se vi serve... Okay. Se... No, vabbè. Ah, per far vedere che c'hai peri? peli? Ah, sì. c ho, c ho il pratino. Come, no, no, ma magari non mettiamolo. Ma guarda, c'ha più peli la mia ragazza. Guarda, cioè, nuovo non. Infatti, ha... non manca di che c'ha sta, sta fratta. Poi, sinceramente, per me non è un problema. La scura, non mi dispiace. Ah, comunque, okay. è abbastanza ridicola sta cosa. eh. Sta tizia. Possiamo dire, cioè, ridicola, non lei, è eh. proprio le idee che falsamente cerca di, di appoggiare. Poi, sempre sti piedi, porco due. Cioè, io sono felice, eh. Cioè ma fate le foto col culo dei fuori Che vedete dei fuori stop. In tutta tranquillità eh? Stop cosa Sì sì stop eh, Stop che Vediamo che dice va. Comunque cioè, il femminismo è una, è una malattia mentale Beh allora si livelli è ridicolo Non è femminismo Diventa malattia mentale Ma questo non è femminismo Questa è ipocrisia E poi che me devi te Veni a dire la sua stop. mascolinità <ride> Ma batte <ride> Sì sì Ma poi se sto ripensando a quella cosa di prima La mascolinità Ma che cazzo ne sei tu Ma vaffanculo Non me lo devi venire di te No, ma io quello che voglio dire è: fatti le tue foto con i bei piedi che c'hai il bel corpo che c'hai Senza dover giustificare una foto alle chiappe con uh, una battaglia sociale. Cioè, scialla. Cioè c'è un bel corpo, metti un mostro, tallini, ti fai il culo. <ride> Letteralmente. Questo è un video col maestro in faccia. Vabbè, mazza, ma sono mesi che fa sta cazzata. Sì, sì. Cioè, gli ha gli fatto per poi attenzione. Insiste. Sono tipo cinque anni che fa sta cosa, veramente <ride> Che malata di mente, oh. da internare, guarda. ma tutti ci metteresti una così. No, porca puttana, no, Dio mio, no. Ma che è <ride> una che vagina, è? una vagina e un pisello, oppure una palla. Due palle con un pisello. Dio guarda. mio, no. Dio mio! adesso no. solo la palestra, non ci fa un cazzo. Qua dire shameless, vuol dire senza, senza vergogna. vergogna certo, come e certo. 2. Ma non è un vanto, cara mia testina di cazzo. È, una, è un bisogno fisiologico normale. Eh. Faccio come la mostra You are a bastard. You are a bastard. You are a bitch. No, è... You are a slutty bitch. È, cioè, semplicemente è, è messo oh. questo? Ah, sì, ma nel senso, o oh, è una che davvero crede a queste cose, ma è un'invasata ma io non credo, credo che sia una che semplicemente vuole cavalcare l'onda di questo femminismo tossico che è un Come neologismo è un neologismo questo? che ho coniato Ragazzi io mio. il femminismo tossico sì. la femminilità tossica ma io qua pongo un quesito eh, fi eh, filosofico essere privi di vergogna è è un bonus o un malus dipende per cosa e allora già già è un malus No, dipende per cosa. Cioè, Vuol come dire vi... che in alcuni casi serve. Ed è quello che volevo dire io. Ma più che serve è fisiologico, è normale. Come dici tu, ehm, hai detto prima: il fatto del maestro. Ci può stare che no, una no. provi un po' di vergogna no, ma... a non mostrare le, le, il suo sangue in pubblico, per dire. No? La come vergogna. Uno non caga sì. in pubblico, è una cosa normale. La vergogna è un'emozione re... un... un umana come tante altre e serve a farti capire quando hai fatto qualcosa di profondamente sbagliato. Ma non dico che il maestro sia sbagliato, ma in generale Oppure la fatto. Oppure è una convenzione sociale che però non fa nel male a nessuno. Cioè il, il fatto di provare vergogna per il tuo maestro o per la tua merda. O non che non vuoi magari le... stare nudo davanti a per persone, dire, persone che non conosci. Per dire, non va a ledere nessuno. Certo. Infatti quello che dico io non è, per esempio, perché parliamo di questi temi qua, no? religione, nudità, eh, in questo caso bisogni fisiologici. Ad esempio, non è come che cazzo dico mi sta sul cazzo questo? che le persone Grazie. non vadano in giro nude come me. Quella è una loro scelta. Mi incazzo se qualcuno viene giudicato moralmente perché va in giro nudo. Per dire. Cioè certo. non è che va in giro nudo nei posti giusti, nei canali giusti, no? Oppure perché scopa tanto, che quella viene additata come zoccola perché tromba tanto. Non è che moralmente è inferiore. Se mai moralmente è inferiore se mette le corna. Se è una stronza, se è uno stronzo, no? Certo. Ragazzi, grazie per aver seguito questa live. Noi ci vediamo questa stasera. bellissima. Così, non sapevo che cazzo dire. È una, una buona live. <ride> sì, 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 ne, vabbè, non sì. sarà la live della storia, ma neanche una live del merda. È una cosa bella svelta, vabbè, sì, capito? Eh, Easy. Ci vediamo stasera, molto probabilmente, forse da Gianluca. Se si riprende, che il top chiavica, sta male. Eh, se è sentito male. Scherzo col chiavica. Mascolinità tossica, mascolinità tossica. Bella regà. Mascolinità tossica. Molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione. Da vedere in punto di morte. Sono a casa.